welcome aboard this flight to Lapidosa. Whose safety this traveler requested to place your heavy items in the overhead compartments and the rest of your belongings on the seat in front of you. Thank you. Qui crescono i fichi d'India, usati qui per nutrire le bestie, mancando ogni altro foraggio. Strana isola senza un pescatore. E la poca terra costringe gli uomini a una lotta ingrata che dura da sempre. Una terra amara come le lacrime, arsa da una sete eterna. In questi strati di cenere e lapilli, fertilissimi se vi fosse l'acqua, il fico d'India è la sola risposta favorevole della natura. Le donne ne ripuliscono dagli aculei le foglie grasse e tagliano a fette. Mucche e vitelli ne sono golosi. Le loro carni ne ricevono un'impronta di qualità e sono richieste sui mercati. Pazienti animali che non conoscono la fresca consolazione dell'erba e il profumo delle fienagioni. Sono l'unica risorsa dell'isola che li custodisce con amore e pietà nel suo paesaggio assolato. Thank you.
no? In Africa. Il griot era maestro nell'arte di usare la parola. Il griot era consigliere del re. Ebbene, il figlio del griot era il griot del principe. Nel corso dei secoli abbiamo vissuto così. Do sax buguma def lenen quoi mais vraiment jaay dal momu gënal quoi. Wa dama nek xalé dama bëggon ci bal lol te baaw bal sax pour ñu am ko fofu bal yombul woon quoi may tay may nek di jang quoi mais dama daan jaral ma dem sax wut ay sagar wut ay mbuus fexé ba defar balu sagar. Una bellissima giornata, erano le 19:45 e aspettavo il tram. Un uomo italiano sui 30 anni, da testa rasata, si volta verso di me e mi dice: qui c'è qualcosa che non va. Sai, da noi c'è il ruolo? Ma il mio odore mi dà un po' di troppo di tiro qua. Ben ni may wax ak yow sax mënum tud ma suma ko gis man va pensiero sulla litorale va ti posa o venho por lì e venho mo fi por ram era el te che am io vorrei seppellire questa storia e rinascere. Signore e signori, attrezzatevi per un lungo viaggio nel mondo spesso nascosto dei migranti. A padroni fatidici vati, perché muta dal salice pelle. Si on peut analyser la situation de notre pays, nous voyons que vraiment nous souffrons. Il n'y a pas un droit là qui est respecté dans notre République démocratique du Congo. Dans un espace africain où la civilisation de l'oralité compte plus que l'écrit, la radio a toute son importance. Radio Capi est le plus gros projet de la Fondation Hirondelle. C'est un projet compliqué, c'est toujours un pays en guerre, c'est un pays sous tension. Il y a des journalistes qui ont été tués dans des zones en paix parce que le travail qu'ils faisaient dérangeait certaines personnes. Quand vous avez un pouvoir qui est assis sur l'injustice, l'illégalité, on ne peut pas autoriser la liberté d'expression. Chaque fois que les gens sortent, ils sont abattus. Il en va de la survie du Congo comme pays. Le métier de journaliste aujourd'hui, c'est le métier le plus dangereux pour ceux qui l'exercent en République démocratique du Congo. Le badge que vous avez de la MONUSCO n'est pas un gilet pare-balles. Ce n'est pas un gilet pare-balles. Malgré que c'est la vérité, les gens n'aiment pas qu'on puisse dévoiler ce qu'ils font dans l'obscurité. J'ai des frères qui ont été tués à cause de la vérité. On est en train de faire des efforts pour que le pays soit vraiment un pays démocratique. Hein. Le fait déjà de laisser les auditeurs s'exprimer comme ils veulent dans une émission, c'est déjà un grand pas. Personne n'avait imaginé que cette radio allait avoir 24 millions d'auditeurs par jour. On peut dire que Radio Okapi a contribué à réunifier le pays. Merci d'écouter Radio Okapi. Uh
Il y a aussi l'enclave de pêche de Kiavignongue qui est sous ma gestion. Les gens cultivent jusqu'à entrer dans les... jusqu'à dépasser les limites normales du parc. Ils entrent dans le parc à la recherche des champs et ils se rabattent plus sur les ressources du parc pour survivre. Et jusqu'à présent, on n'est pas en mesure de contrôler cette enclave-là. Toma nebia ba maluba tukireri eri kirara kola toma rutwa tbakandi tromu na toma rutwa tvera tu kiti achiti na rohetwa ngatokara mmenya konde isitumuisi In questo momento stiamo andando a Foggia per poi spostarci insieme ad Art Village, a Sansevero e ascoltare, vedere quello che è un progetto in atto di liberazione dal ghetto di Rignano da parte di un gruppo di ragazzi che il ghetto lo viveva, con l'idea di promuovere un modo diverso di fare accoglienza e di gestirsi l'accoglienza attraverso l'autocostruzione di case e attraverso la coltivazione di beni demaniali abbandonati, provando a creare una filiera diversa del nuovo bracciantato che è quello sostanzialmente di persone che vengono da contesti extracomunitari così definiti, soprattutto africani, che normalmente qui in Puglia, qui in Capitanata trovano come unica possibilità quello di diventare schiavi del caporalato, anzi, meglio, schiavi della mafia del caporalato. Questa è la capra, nata dalla lotta contro il caporalato. Quando siamo andati al ghetto, dove abbiamo visto che gli africani stavano vivendo nelle baracche, dove abbiamo visto che la dignità nera è veramente scarpettata, abbiamo l'impressione di vedere lì le schiavitù di 25 secoli. Abbiamo fatto tanti incontri e abbiamo anche fatto dei progetti sull'autocostruzione, l'autosufficienza alimentare e il trasporto a autogestire. Tu dopo andrai a vedere l'albergo di Puglia, costa circa 500.000 euro, con un modello di intervento come questo costa molto di meno, ma soprattutto è fatto
con quel principio della costruzione della responsabilità diretta delle persone che ci vanno a vivere. Accanto a questo il discorso terreno, perché se non c'è il terreno, se non c'è l'autoproduzione, non c'è il chilometro zero che loro vogliono fare, loro hanno fatto venire già dei semi dall'Africa per produrre, e quindi anche qui nasce una produzione ecosolidale a chilometro zero. Possiamo dire che siamo proprio nella scuola cantiere, è lì che abbiamo imparato praticamente a costruire questa casa. Allora, questa casa è la soluzione, perché noi non ci siamo fermati a denunciare una situazione, la situazione del ghetto o le condizioni disumane in cui gli immigrati vivono lì, ma abbiamo detto che questa è la soluzione, abbiamo portato delle proposte, le abbiamo portate anche a tutti i livelli, alla prefettura, alla regione, perché dobbiamo avere comunque il coraggio di dire che dobbiamo fare qualcosa. Attualmente all'inverno ci sono 300 persone, ma durante l'estate ci sono quasi 2000 persone che vivono lì, sempre nelle baracche e nella spazzatura totale. Se un italiano doveva lavorare, non andrebbe sui campi, per esempio, a lavorare per 2,50 euro o 3,50 euro all'ora. Dunque, i caporali sono gli intermediari tra noi, per esempio, che vogliamo lavorare nei campi, e i proprietari dei terreni. Dunque, puoi lavorare su un campo senza conoscere a chi appartiene. Qui era, fino a 2-3 anni fa, soltanto sede del consorzio di bonifiche, questo che vede sulla destra, c'è le sue officine da parlare. Qui di fronte questa struttura, questa palazzina, diciamo in capo all'assessorato regionale all'agricoltura sostanzialmente, e con dei terreni attorno, 20 ettari, regione Puglia, che sono stati utilizzati in anni scorsi anche per attività sperimentale con fondi europei. Quindi, questa anche è nata, questo albergo diffuso, adesso è intestato a Thomas Sankara, no? È nato sul terreno della regione Puglia ed è fatto al comune di San Severo, uno dei tre alberghi diffusi, sono tre, no, in capitanato, oltre a quello. Quanto la regione spende per mantenere il ghetto e quanto la regione spende per mantenere? Ah, lì si spende €1,5 milioni di euro ogni, sostanzialmente il periodo intensivo dell'estate. Certo. Mentre invece qui? Qui da questo albergo diffuso c'è il record. Mentre normalmente l'albergo diffuso all'anno sono 150.000 euro, qui danno la somma di 20.000 euro ogni 6 mesi, di cui la quasi totalità va in acqua e luci. Per fare un progetto si vuole già un posto dove si può svolgere il progetto, e questo è stato il primo passo della lotta, avere questa struttura che vedete che è stato lì da 5 anni, costruito e abbandonato con i fondi europei da anni. Quando siamo arrivati i primi giorni, l'erba era fino a qua. Allora la seconda fase è che, visto che abbiamo l'appoggio della prefettura, del comune di San Severo, ma i terreni stanno là, e questa è la realtà. Infatti l'obiettivo è questo, perché se noi non facciamo l'agricoltura, vuol dire semplicemente che abbiamo parlato per niente. Perché non dimentichiamo che questo progetto deve essere la soluzione per portare fuori quelle persone del ghetto. Per semplicemente chiudere il ghetto vuol dire dare risposte a quelle persone che ci vivono e che ti dicono: se mi porto fuori cosa mi dai? Allora ci sono 20 ettari di terreni, vedi che ci sono, possiamo usare 2 ettari di terreni per fare l'autocostruzione con la cassetta che avete visto, con i moduli anche che ci piacciono, e così creare proprio l'ecovillaggio. Sì, le 2 ettari dove vogliamo mettere almeno 116 case per accogliere di più di 1000 persone, 400 sul primo piano e dopo le altre. Perché se una persona vuole vivere nella legalità, secondo me è del compito dell'Stato, come lo dice la Costituzione italiana, è il compito della Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli per permettere a quelle persone di vivere dignitosamente. Questa è l'attitudine sinergica. Abbiamo lasciato
l'erba per dare la forza. Bene, sì. Questo qua anche te lo dai a portarci a Milano. Che questa è una pezza di terra che abbiamo noi fatto. Per questo, soltanto per 32 persone. E per l'autosufficienza alimentare abbiamo preso questa pezza di terra per sopravvivere. Questa casa per noi è liberato, è un monumento. È Omar. Omar è... Prima io sta qua. Un ragazzo benino. Io ho fatto 7 mesi qua. No, prima quando io ho venuto qua c'è qualcuno che sta qua, io ho comprato. Compro loro. 140. E poi io ho trovato, non ho ancora grande così, prima è qua. Io ho comprato, io ancora metto, c'è spazio qua, io ho fatto una paraca ancora per me, è grande ancora. Questo è un bagno. E la doccia? Uso per fare bagno dentro. Amico. Come dice Thomas Sankara, l'schiavo che non fa niente per liberarsi della sua schiavitù merita le sue catene. Sì, tra poco il governo non fa niente, noi facciamo un cammino del ghetto fino all'albergo di Fuso. E fare una città e nessuno, anche se dobbiamo anche usare il palazzino del consorzio di Bonifico. Apriamo tutto e via, dobbiamo essere lì. E mi cerca e vado. Che hai disegnato sul tessuto con la cera, e aperto togliere la cera, si vuole bagnarlo così nell'acqua calda. Ogni volta che vuoi aggiungere un colore, devi procedere con la cera, colore, le parti cera, che colore, vuoi fare in mezzo. Esatto, perfetto, fare. Quindi mi ricordavo bene. Una salsa da arachidi. Come si chiama in piano? Salsa da arachidi. Ah, così? Sì. E il camerunese si dice? Giamondo. Ya jete mina club bajul ibe kungu kuna ya iba biko ifa biko idogo ni koro biko idi umbiko ah kibi jero biko kana welcome bo ma imma siyaga chira sura kanga gela ko ni ko nduna maroku ba ko mi ka fa iduna kaso bona kasi muna ba be ko ngab sai ka papier ka tunu ni ka papier ko tunu na iti saka bo iti saka tanye iti saka ta ko nya fa ta era ka di ka fu bi se ko ta
Et la Guadja même tape, les Espagnols même nous tapent. On t'attache avec les menottes par derrière. On te donne au militaire. Les militaires sont obligés de te taper partout. Tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas bloquer. Voilà mon frère mort aujourd'hui. C'est à cause de ça. On lui fait sortir, attaché, taper. Il est mort. Il y a aussi trois qui sont à l'hôpital, ils sont en coma. On ne sait pas s'ils vont vivre ou bon, ils vont mourir. On va la mimer couloukaya. Alors qu'à cela, Brazil traverse quoi? Alors qu'on n'aurait pas fait. Comment on y est à la fin? Avevo 16 anni e ho dovuto ricominciare da zero. Samir Ben Salah, in arte Zeano, rapper di successo, cresciuto in Tunisia, che vive a Latina. A Mortara da irregolare, dopo essere approdato in Sicilia a bordo di un barcone nel 2005. Aveva 27 anni. È stato, come tanti, un clandestino. Clandestino, 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 destino, destino. Destino, destino, destino. Kadir, 25 anni, ha il sorriso negli occhi, quando saluta e quando stringe la mano. Viene dal Darfur. Vorrebbe andare in Norvegia ed era sul barcone arrivato giovedì mattina a Lampedusa, prima del grande naufragio. Uno sbarco senza incidenti, il suo. Alfred Mirashi, invece, è arrivato in Italia 20 anni fa, su una delle grandi navi, del grande esodo. Il suo nome d'arte è Milo, come la cittadina del nord dell'Albania in cui è nato. Oggi espone in tutto il mondo, 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 in tutto il mondo. Dei poveri di tutto il mondo, non quelli di casa nostra, e questo è veramente deprimente dal mio punto di vista. Degli sfigati, degli sfigati,
mondo, in tutto il 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 mondo. Cabaria, un sobborgo povero di Tunisi. Nei giorni buoni, Wertan pensa che suo marito Nabil sia ancora vivo e che il suo telefonino squilli e lui le dica: Wertan, tesoro, sono in Italia, ho trovato lavoro, ritorno, non ti preoccupare. Oppure: Wertan, amore mio, sono in Francia. Lo sai, presto avremo i soldi per costruire la nostra casa. Ritornerò presto, vedrai. Sole, sole, sole. Degli sfigati, degli sfigati, degli sfigati di tutto il mondo, degli sfigati, 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 degli sfigati di tutto il mondo, degli sfigati, degli sfigati. Che fa un minuto di silenzio quando annegano alcune centinaia di disperati, quando l'unica soluzione per evitare gli annegamenti è non far partire, o qualcuno mi spiega che l'Italia e l'Europa possono accogliere un miliardo di persone, accogliere un miliardo di persone, non far partire, partire. Kuzu, Khalid, Lina, Amr, Merawi, Tamir, Panus, Beauty, Elizabeth, Mariam, Victoria, Abdelkadir, Ahmed, Verda, Abu Bakr, Samir, Kash, Nurdin, Abdelkadir, Elizabeth, Kebs, Wertan, Abu Bakr, Kasha, Merawi, Yasser, Mahmoud, Fams, Kelso, Beauty, Khalid, Lina, Amr, Merhavi, Tame, Fanis, Beauty, Elizabeth, Mariam, Victoria, Samir, Nurdin, Abdelkadir, Alfred, Wertan, Abu Bakr, Kasha, Yasser, Mahmoud, Kelsey, Khalid, Lina, Amr, Merab, Tame, Fanis, Beauty, Elizabeth, Mariam, Victoria. Welcome. 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 Welcome.